agli autori dei capitoli del libro, che insomma cogliamo l'occasione per ringraziare di nuovo per il loro importante contributo a questo volume, che ha reso possibile questo volume. Nel mio intervento, che sarà un breve intervento, penso di soffermarmi su due aspetti del titolo del volume che ho curato con Giuseppe, Fabio e Matteo, Italian Populism e Constitutional Law. Quindi perché un volume sul populismo italiano? Perché un volume sul populismo dal punto di vista del diritto costituzionale e più in generale del diritto pubblico? E se vogliamo, la terza domanda che sta sullo sfondo, che in qualche modo è stata anticipata prima discutendo con Pasquale, perché un volume ben concepito, pensato per un pubblico internazionale su questo tema e con questa prospettiva disciplinare? Il caso italiano è un caso per molti versi molto promettente per studiare il fenomeno del populismo e il suo impatto sull'ordinamento costituzionale. Perché si tratta di un paese con una tradizione importante di antiparlamentarismo, di movimenti e forme di protesta radicale che nel tempo hanno adottato un linguaggio, categorie, temi tipici del populismo e lo hanno fatto anche a ridosso di momenti importanti della vicenda istituzionale italiana. Pensiamo alla vicenda dell'uomo qualunque, che è stata breve, però ha avuto un impatto significativo negli anni della Costituente. Quindi ci sono motivi di lungo periodo. Ci sono motivi che potremmo definire legati alla statualità aperta, alla dimensione aperta della statualità contemporanea, quindi l'Italia come Stato membro dell'Unione Europea, e la vicenda del populismo italiano come un tema significativo per studiare l'impatto di soggetti e rivendicazioni propri del populismo su uno Stato che è membro di un'organizzazione sovranazionale. Qui c'è quella prospettiva a cui hanno invitato di prestare attenzione, a cui hanno invitato a prestare attenzione Armin von Bogdandi e Stefan Schill sulla trasformazione che uno Stato subisce, sperimenta nel momento in cui diventa uno Stato membro. Quindi motivi di lungo periodo, motivi legati alla partecipazione italiana all'Unione Europea e motivi legati a quello che è il nostro presente o passato prossimo, quindi il caso italiano come un microcosmo significativo per studiare alcuni aspetti, alcune caratteristiche delle trasformazioni delle democrazie contemporanee. Penso per esempio alla riflessione di Bernard Manin sull'avvento della democrazia del pubblico e tutto questo nella vicenda, quindi una tendenza non è solo italiana, anzi che riguarda buona parte del mondo occidentale, dall'Europa agli Stati Uniti e oltre. Il caso italiano però sia particolarmente promettente per uno studio di questo tipo, per le vicende che dall'inizio degli anni 90, dalla fine della Guerra Fredda, dal declino della Repubblica dei Partiti, hanno caratterizzato il nostro sistema politico e che evidentemente hanno avuto ripercussioni anche sul nostro assetto istituzionale. Un solo esempio, tutto il dibattito sulle riforme costituzionali e nell'ultimo decennio questa particolarità del caso italiano ha subito una torsione, è risultata ulteriormente accentuata con una sorta di climax culminata nel primo governo Conte, in cui c'è stata la rivendicazione aperta di un approccio populista al governo. Quindi il caso italiano come un caso particolarmente promettente anche per indagini comparate. Quindi il libro si rivolge a un pubblico internazionale perché, diciamo, scommette sulla capacità del caso italiano di risultare interessante, significativo per un pubblico internazionale.
Il secondo punto, perché la prospettiva del constitutional law, che poi è la prospettiva principale legata ai curatori, diciamo alla identità disciplinare, se mi passate l'espressione, dei curatori, ma non è la prospettiva esclusiva del volume. Nella ricca messe di studi sul populismo di questi anni ci sono approcci prevalenti come quelli della scienza della politica, insomma opere classiche come quelle di Yves Menin, di Marco Tarchi o anche della teoria politica, ci è parso che fosse opportuno ci fosse uno spazio per una indagine che si misurasse con questo tema dal punto di vista del diritto pubblico, dell'impatto di argomenti, linguaggi, strumenti propri del diritto pubblico del populismo, scusate, sull'ordinamento costituzionale italiano. E nel libro c'è il tentativo di dare conto di questo impatto in tutta la sua complessità. Quindi c'è una attenzione per i grandi temi del diritto costituzionale, quindi gli organi costituzionali, Parlamento e procedure legislative, referendum, revisioni costituzionali, governo, e però c'è un'apertura anche a prospettive diverse. Per esempio c'è il tema importante del populismo penale nel capitolo 15, c'è il rilievo che le nuove tecnologie stanno assumendo nel ridefinire alcune categorie del diritto pubblico, i saggi di Matteo Monti e Marco Bassini ad esempio, c'è il tema del diritto ecclesiastico, come anche si dice, degli studi di diritto e religione. Quindi c'è una attenzione ad ampio spettro all'impatto che la vicenda, all'impatto sulla vicenda italiana delle categorie proprie del populismo, con un tentativo appunto di prendere in considerazione fatti, le discussioni, le trasformazioni della fase più recente per problematizzarli e tematizzarli in modo da far risaltare la specificità del caso italiano e alcune caratteristiche tipiche dell'incontro fra populismo e costituzionalismo. Io mi fermerei qua e ringrazio il nostro host moderatore per avermi concesso la parola, e poi magari possiamo riprendere nel corso del dibattito. Grazie mille Giacomo, anche per il rispetto della tempistica. Dopo di te, nel nostro ordine tocca a Giuseppe Martinico. Io posso anche farvi vedere il libro, visto che non tutti. Bravo Pasquale! Qui facciamo un po' di attività di marketing. Prima di lasciare la parola a Giuseppe, noterete tutti la sua bellissima cravatta. Giuseppe. Ah, questa sì, è l'eredità di un'altra riunione accademica che avevo prima, quindi purtroppo ve la porto in eredità. No, intanto grazie a Pasquale, perché lo voglio dire pubblicamente, Pasquale è l'ideatore e l'organizzatore anche di questa presentazione, quindi grazie, oltre che per il bellissimo capitolo che ci hai regalato in questo libro. Io integro un po' quello che stava dicendo già Giacomo, perché un libro come questo? Beh, questo è un libro che intanto è legato a un progetto europeo, a un progetto Jean Monnet che ho coordinato alla Scuola Sant'Anna e che ha visto coinvolti anche appunto Giacomo, Fabio e Matteo. L'idea era quella di, come ha detto anche Giacomo, provare ad analizzare il tema del populismo o dei populismi da un approccio prettamente giuridico, che credo sia la novità in qualche modo, ecco, di questo libro. A noi infatti interessa prevalentemente, diciamo, l'uso
che i populisti, specie quando sono al governo, fanno delle categorie della teoria costituzionale e degli strumenti del diritto costituzionale. Quindi, e come lo fanno? Per spiegare questo aspetto, noi utilizziamo nell'introduzione due parole chiave che corrispondono a due strategie, diciamo, quella del mimetismo e quella del parassitismo. Per mimetismo, appunto, intendiamo il modo con cui i populisti tendono a celarsi dietro il linguaggio costituzionale, tendendo a presentare se stessi e le loro pretese come apparentemente conformi a Costituzione. Un esempio di questo è il discorso che il presidente Conte ha fatto alle Nazioni Unite nel 2018, discorso che trovate peraltro citato sia nell'introduzione che nel capitolo di Pasquale, in cui appunto voglio citare esattamente il presidente Conte, quando qualcuno ci accusa di sovranismo e populismo, diceva Conte, amo ricordare che sovranità e popolo sono richiamati nell'articolo 1 della Costituzione italiana. Questo è un approccio che rivela esattamente quello che i populisti pensano della Costituzione, un approccio in qualche modo strumentale. È un approccio selettivo perché ovviamente manca il riferimento all'altro pezzo della disposizione che enfatizza la natura di limite all'esercizio, no, del potere, che poi è l'essenza del costituzionalismo. Ed è un approccio che tradisce la visione delle costituzioni come, direbbero gli americani, straitjackets, come camicie di forza. E questo è uno degli elementi di continuità che, secondo alcuni, per esempio Uscia Corso, lega il cosiddetto costituzionalismo popolare americano al populismo, quindi l'idea che le costituzioni esprimano irragionevoli limiti all'esercizio del potere, da qui tutta l'allergia del populismo, visto il suo extreme maggioritarianismo, come ha scritto anche l'Orbinati molto bene, a tutti quelli che sono i congegni propri del costituzionalismo post-totalitario o post-seconda guerra mondiale, di cui l'Italia appunto è espressione a livello e comparato, quindi clausole di eternità, supermaggioranze, controllo di costituzionalità. Questo è il mimetismo. Parassitismo è la seconda parola chiave. Parassitismo appartiene ovviamente, è un concetto che appartiene agli studi sul populismo, pensiamo ad Arditti, a Nadia Orbinati stessa. Noi intendiamo per parassitismo questa alterazione delle gerarchie assiologiche che caratterizzano le democrazie costituzionali. Che vuol dire? I populisti tendono ad operare una duplice riduzione da un punto di vista metodologico quando trattano un concetto chiave della teoria politica e costituzionale, il concetto di democrazia, nel senso che tendono a ridurre la democrazia a mera regola della maggioranza e tendono a ridurre la maggioranza al popolo, o meglio il popolo alla maggioranza, per cui chi è minoranza non deve essere protetto, ma diventa il nemico del popolo. Da qui la grande negazione, no, di tutta la visione kelseniana della democrazia, del processo politico e del diritto costituzionale. Come ci collochiamo noi nel dibattito internazionale con questo libro? Sono presenti a nostro avviso almeno tre grandi filoni di pensiero sul rapporto che noi abbiamo definito nell'introduzione tricky, quindi diciamo un po' ingannevole, sicuramente complesso, fra populismo e costituzionalismo. C'è un primo filone di ricerca che diciamo si rifà agli scritti fondamentali di Mini e Surel, che per esempio tende ancora oggi a leggere... Francesco, mi sembra che non ci siano domande. Scusate, c'è qualche... c'è forse un'interruzione. Va bene, è il bello della diretta.
Allora, dunque, è un primo filone di ricerca che, diciamo, puntando sugli scritti di Méliès Sorel, tende ancora oggi a leggere populismo e costituzionalismo come se fossero in opposizione. E l'esempio di uno scritto bellissimo di Antonino Spadaro di più di 10 anni fa, che si intitolava, non a caso, Costituzionalismo versus populismo, è anche un po' l'approccio di Andrea Foschiule in un articolo su Der Staat del 2018, per certi versi anche l'approccio di Cesare Pinelli in un articolo fondamentale del 2011, in cui lui definiva il populismo giustamente come una challenge, una sfida per il costituzionalismo. Poi c'è un secondo approccio che in qualche modo riprende o comunque va nella direzione sottolineata nei suoi scritti politologici e di teoria politica da Jan Werner Müller, secondo cui non è esatto dire che populismo e costituzionalismo vivono in un rapporto di opposizione, nel senso che, come ha scritto meglio di altri fra i giuristi Luigi Corrias, in realtà i populismi tendono ad utilizzare strumenti e concetti della teoria costituzionale, di una certa teoria costituzionale giacobina radicale. Vedi l'uso, o meglio, l'enfasi sul concetto di potere costituente, che nella retorica dei populisti, come spiega molto bene Paul Blocker nel suo capitolo, diventa veicolo di risentimento giuridico, no? In qualche modo. Ecco, noi siamo d'accordo con quello che dice Luigi Corrias, il nostro approccio è un po' differente, nel senso che mentre Corrias parlava, scriveva in quel contributo fondamentale di una teoria, seppur implicita, populista della Costituzione, noi non crediamo che si possa parlare né di una teoria populista della Costituzione né di una teoria populista dell'interpretazione costituzionale. Tuttavia, quest'uso, questa manipolazione che i populisti fanno delle categorie del diritto decostituzionale dà origine a quella che chiamiamo una contronarrazione costituzionale, che punta proprio sulla alterazione del significato originario di alcuni degli strumenti e dei concetti che usa il costituzionalista. L'ultimo filone è quello che in qualche modo si ferma, in qualche modo va oltre il nostro approccio, ma è un filone assolutamente interessante e da tenere in considerazione. Il filone di autori come Paul Blocker e Anna Michaela Alterio, di riferimento a Sud America. E Paul Blocker, per esempio, parla in un suo scritto molto importante sull'International Journal of Constitutional Law della possibilità di un costituzionalismo populista. Esiste un costituzionalismo populista o questa formula è un ossimoro, come ha sottolineato Gabor Almai? Per noi è un po' un ossimoro, nel senso che il rischio è quello di ridurre, accettando la validità analitica di questo concetto, la Costituzione a mero strumento di governo, perdendo quindi il sapore contro maggioritario del costituzionalismo. Però questo è un filone molto interessante, perché si studia il populismo costituzionale come progetto specifico delle democrazie illiberali, progetto che è destinato a fallire, scrive Blocker, ma che va studiato proprio perché è sintomo di una più generale crisi delle democrazie liberali. Chiudo dicendo che quindi il populismo può essere studiato anche da chi si interessa di diritto costituzionale comparato, perché ci obbliga a ripensare di alcune delle grandi categorie della teoria costituzionale: il potere costituente, ma anche il rapporto fra democrazia rappresentativa diretta e partecipativa, e soprattutto il grande tema, specie in Italia, della neutralità della Costituzione. Grazie te Pasquale, grazie a tutti. Grazie Giuseppe, grazie anche a te per essere rimasto nei tempi assegnati. Devo dire che seguito le tue riflessioni, una cosa che mi colpisce anche per alcune ricerche che sto portando avanti è che nel dibattito, soprattutto italiano e in larga parte anche europeo, si tende ad associare
populismo con politiche, diciamo, di destra, mettiamola così, mentre quello che è l'esperienza che tu citavi giustamente anche sudamericana ci insegna che il populismo va inteso come categoria analitica e il suo impatto sul costituzionalismo va studiato non solo, diciamo, partendo da una specifica prospettiva politica. Mi vengono in mente tutti i contributi che ha scritto il professor Loris Zanatta, che è uno storico dell'America dell'Università di Bologna, sul Sud America, appunto, lì si vede un'altra prospettiva da un'altra parte politica e si vede appunto l'impatto di una categoria così importante negli studi sul, del costituzionalismo, appunto comparato, così come abbiamo voluto titolare questo evento. Io cedo la parola a Matteo Monti, che è uno degli altri curatori. Matteo. Sì, grazie intanto a Pasquale Anchino per aver organizzato questa occasione di confronto, di dibattito, e volevo approfittare anche di questo webinar per ringraziare pubblicamente Giuseppe, Giacomo e Fabio per avermi coinvolto in questa impresa meravigliosa, che è un'impresa che guarda al populismo rispetto a tanti aspetti differenti, e forse anche questo è uno dei grandi, diciamo, obiettivi che il libro si poneva: guardare anche alle politiche pubbliche svolte o proposte dal populismo italiano, e quindi non circoscrivere neanche l'analisi a solo il dato costituzionale, ma tentare di espandere, diciamo, ad altri temi, come si è cercato di fare appunto con la raccolta di contributi che guardano anche al diritto penale, al diritto ecclesiastico, meglio diritto e religione, diritto e scienze, eccetera, nella seconda parte del libro. Io mi riagganciavo brevissimamente, perché poi, per lasciare più spazio possibile ai vari interventori, al discussant, a quello che diceva Giuseppe poco fa, ossia la contronarrazione populista rispetto alle categorie costituzionali, rispetto alle politiche pubbliche, eccetera. Beh, proprio su questo evidenziavo anche nel mio scritto, poi sicuramente Marco Bassini con molta più profondità e approfondimento sarà in grado di evidenziare come i social media siano un terreno fertile per questa contronarrazione populista, che può in qualche modo spostare il momentum, spostare, diciamo, l'opinione pubblica su determinati temi e su determinate tematiche, grazie appunto alla disintermediazione che consentono, quindi al mettere un po' da parte quella cinghia di trasmissione che erano i partiti politici nella cosiddetta Prima Repubblica, ma sicuramente avere anche un rapporto diretto con, diciamo, il proprio elettorato, i propri followers, i propri supporters, e dall'altra parte utilizzare anche questi social media per creare una propaganda che diciamo confonde per la natura stessa di queste nuove internet platforms le categorie giuridiche che eravamo usi utilizzare per descrivere propaganda politica, diritto all'informazione, libertà di informazione, varie categorie differenti attinenti alla manifestazione del pensiero, ex articolo 21 della Costituzione. Beh, da questo punto di vista sicuramente mi sono occupato nel mio capitolo della disinformazione come uno degli strumenti principali a sostegno di questa contronarrazione, ossia utilizzare fatti inventati per orientare l'opinione pubblica, venduti come notizie, per orientare l'opinione pubblica verso determinate tematiche. Vero che questo, nel più generale concetto di information disorder che in qualche modo caratterizza la rete, è un dato che è in continua evoluzione. Oggi forse si dovrebbero fare anche considerazioni diverse rispetto a quelle scritte allora, ormai più di un anno fa, vista la rapida evoluzione anche dell'applicazione del Code of Practice on Disinformation, dell'azione dei social network, dell'autoregolamentazione, eccetera. Quello che però mi premeva evidenziare per in qualche modo unificare il tema della narrazione populista con i vari temi e come anche la disinformazione, oltre appunto a una
propaganda politica che tende al mimetismo, al parassitismo, all'utilizzare categorie giuridiche del costituzionalismo in qualche modo distorcendole oppure dandogli un significato improprio o non attinente, sia stato utilizzato in molte delle politiche pubbliche che vengono poi analizzate nella parte seconda di questo libro. Penso innanzitutto al rapporto fra diritto e scienza che analizza Marta Tomasi, al rapporto appunto sulle politiche dell'immigrazione analizzato da Simone Penasa, oppure anche al rapporto ovviamente con la politica, con le politiche criminali e con le possibilità di sviluppare legislazioni penali perlomeno fantasiose o comunque talvolta appunto stressando le categorie giuridiche che stavano alla base della legislazione penale di tipo liberale che era stata diciamo costruita dal sistema. E concludo brevemente appunto rilevando questo dato, che sì è un libro di diritto che ha una prospettiva chiaramente di diritto costituzionale, però tende a diciamo sfondare quelle barriere disciplinari che caratterizzano molti altri contributi in materia, tentando quindi in qualche modo di dare una prospettiva più a tutto tondo del fenomeno populista. E qua mi chiudo ringraziando ancora tutti per l'attenzione. Grazie mille Matteo, e personalmente concordo con te nel senso che il volume davvero dà una prospettiva dello sviluppo del diritto pubblico oltre che costituzionale, direi, e i capitoli appunto delle varie persone che hanno contribuito credo illustrino proprio questo. Per chiudere con i curatori diamo la parola a Fabio Pacini. Grazie a Pasquale per questo ruolo di coordinamento e approfitto anch'io, e davvero non è retorico, per ringraziare autrici e autori per questo lavoro corale che credo possa e debba renderci tutti orgogliosi, insomma, della nostra partecipazione. Anche perché io mi accorgo, mi sembra, ogni volta che lo riprendo in mano, di vedere che emergono punti di contatto, addirittura forse linee di ricerca intere, anche ulteriori rispetto a quanto avessimo pensato e progettato all'inizio, al momento di impostare il volume. E però devo dire, le trovo anche questi punti di contatto nuovi che mi vengono in mente rileggendo, comunque coerenti tra loro e coerenti con le ipotesi iniziali di cui hanno parlato gli altri curatori. Completa e ovvia autonomia con cui ciascuno ha lavorato. Quindi devo dire, questo è uno degli aspetti che mi fanno più piacere in questo libro. Cioè, credo sia quanto di meglio si possa sperare ragionevolmente da un'opera scientifica. Per cui da un lato trovo conferme delle ipotesi di partenza, però dall'altro vedo anche la generazione di risultati nuovi, anche a cose a cui personalmente non avrei pensato o non avrei pensato con questa intensità e con questa ricchezza di esempi. E pensando anche a temi a cui mi sento, diciamo, particolarmente vicino, penso a quel che emerge da diversi contributi in relazione all'attività legislativa e non del complesso, diciamo, governo, Parlamento o giunte e consigli regionali. Si offre in questo libro un catalogo molto ampio, questo mi sembra oggettivo, di strumenti e di patologie piccole e grandi, quasi sempre preesistenti, che però vengono sistematicamente e quasi sempre programmaticamente riprese dalle forze populiste e in questo acquistano un protagonismo inedito, per così dire. E questo libro appunto fornisce un catalogo molto utile. Mi viene in mente a questo proposito l'uso e l'abuso politico delle commissioni parlamentari d'inchiesta o l'uso, diciamo, parossistico del salvo intese
durante l'esperienza del Conte 1, che peraltro, devo dire anche come nota autobiografica, tradurre in inglese è stato un esercizio interessante, così come per la celeberrima Manina, che al di là della dizione giocosa, in realtà sottende una serie di patologie nel rapporto tra politica e amministrazione e il suo utilizzo simbolico. Quindi tutta una serie di aspetti che il lettore, a mio modo di vedere, trova oggi e ritroverà anche tra un po' di tempo, e quindi, diciamo, chiuderei con la soddisfazione del fatto che quest'opera mi sembra sia utile, diciamo, in sé e retrospettivamente, ma che possa essere anche uno strumento utile per innestarci ricerche ulteriori, anche se non nel lungo periodo, nel quale, come è noto, saremo tutti morti, almeno nel medio periodo ho fiducia di questo. Grazie davvero ancora a tutti. Grazie mille Fabio, e consentitemi di ringraziare tutti e quattro i curatori che ci hanno un po' illustrato da dove questo volume viene fuori e qual è stato il suo sviluppo. Quindi grazie a Giacomo, grazie a Giuseppe, grazie a Matteo e grazie a Fabio. E ora lasciamo la parola a Leonardo Pierdomenici, che farà un po', nei suoi 12 minuti assegnati, un commento prima di passare la parola a diversi delle persone che hanno contribuito al volume. Leonardo, a te la parola. Eccoci. Buongiorno a tutti, grazie Pasquale. Allora, io cerco di onorare il ruolo, insomma, di discussant che mi avete offerto. Vabbè, innanzitutto ringraziando te come primo organizzatore e i curatori dell'invito, e poi consegnandovi un po' delle riflessioni da lettore che mi sono così balenate all'esito dello studio di questo volume, che è sicuramente una lettura facile, nel senso che è molto agile, davvero interessante, perché è un volume ricchissimo di spunti e che offre una bella panoramica nel possibile rapporto tra populismo e costituzionalismo, ed a mio dire particolarmente felice nell'individuare quali possono essere le figure sintomatiche, chiamiamole così, che in ambito pubblicistico possono interessare il fenomeno dell'infiltrazione, chiamiamola così, populista nel diritto pubblico, nel diritto costituzionale in particolare. Le riflessioni che vi offro sono a modi domande aperte, innanzitutto perché è naturale che ciò sia in un libro che ha una introduzione interessante, in cui come dire, si promette un'analisi molto ricca. Il libro la esaudisce prendendo così tanti punti di vista e sviscerandoli. Non ha delle conclusioni, il che non è affatto un difetto, ma appunto dà la per sua natura, diciamo, il lasciare il lettore con delle domande aperte. E le domande aperte che mi ha suscitato ve le rassegno, perché possano orientare magari gli autori poi nell'analisi e nella presentazione dei loro capitoli in particolare, poi la nostra discussione con i curatori successivamente. La prima riflessione aperta, la prima domanda, insomma, che mi è sorta ha a che fare con un punto che un po' tutti voi curatori avete affrontato in questa breve presentazione, che è la seguente: in che senso l'Italia è un paradigma? Nel senso che il libro è particolarmente felice e molto convincente nel presentare una serie di aspetti per cui l'Italia e il suo diritto costituzionale subisce sicuramente il connubio, o la infiltrazione, o la presenza del populismo nelle, diciamo, sono concetti diversi che probabilmente hanno a che fare, concettualizzazioni diverse dei rapporti tra questi due fenomeni. Ah,
ci ho detto, è molto, ha molto successo il libro nel presentare questo rapporto. Il libro, in particolare la sua introduzione, presentano l'Italia come paradigma comparatistico. La mia domanda, che rivolgo ai curatori in generale, ma anche a ognuno degli autori in particolare, se nella presentazione dei propri singoli spaccati, è la seguente. L'Italia è un paradigma di rapporto tra costituzionalismo e populismo in generale? È il paradigma di un certo atteggiarsi del rapporto tra populismo e costituzionalismo, nel senso che se ne possano atteggiare molti e l'Italia è paradigma di uno in particolare? È un esempio di misanabim di quel che può succedere in un certo assetto costituzionale particolare, novecentesco, costituzionale, una volta che esso viene infiltrato dal populismo? Lo chiedo perché, ecco, fate spesso riferimento a lavori anche politologici, ad esempio quelli di Marco Tarchi che sono stati richiamati sull'Italia come esempio particolare, ma è un nodo che non vedo sciolto e anzi su cui il volume diciamo riflette, tanto guardando al passato, già come ho ricordato la tradizione che è storica ed è quindi ultradecennale di antiparlamentarismo italiano, rispetto ai dati ultimi, le ultime formazioni politiche a connotazione populista che sono andate alla ribalta in Italia. Quindi prima domanda, diciamo, che tipologia di paradigma è l'Italia? Secondo me è una domanda che può interessare tanto l'analisi, come dire, nel complesso, tanto i singoli suoi spaccati. La seconda domanda è ovviamente collegata alla prima ed è la seguente. Che ruolo ha la storia nel rapporto tra populismo e costituzionalismo in Italia? Poi ovviamente è una domanda che va in generale. Questo è una domanda che mi sorge perché adesso io non ho una conoscenza ovviamente capillare, nei miei limiti, della letteratura politologica, sociologica, storiografica in materia di populismo, però ecco, ho noto alcune grandi partizioni nell'analisi, no? E per esempio una partizione che noto è quella, per esempio, tra i lavori, specialmente in ambito anglosassone, penso a un autore alla page come Matthew Goodwin, in materia di populismo come frutto dell'alienazione ultima, degli ultimi anni, nel rapporto tra cittadino e Stato sociale in particolare, no? Quel concetto di populismo come innervatosi dalle 4D, distrust, destruction, deprivation, the alignment, rispetto a quell'altra scuola di pensiero, la chiamerei, che invece vede il populismo come un fenomeno storico e in un certo senso, passatemi la sintesi forse un po' brutale, una continuazione di certe tendenze del fascismo con altri mezzi. Per esempio penso ai lavori di Federico Finkelstein, no? C'è una bella intervista nella rivista Il Mulino, questa ultima, in cui essenzialmente ragiona in materia di populismo, autore argentino, quindi ovviamente con un background particolare da questo punto di vista, ecco, come dicendo appunto che il populismo è un fenomeno storico ed è una trasformazione di quella medesima matrice in altri modi e quindi magari non dittatoriali, di cui tra l'altro il problema del rapporto con la democrazia e col costituzionalismo, che non è antitetico ma semmai sintetico, e ovviamente con altri rapporti rispetto alla violenza e al razzismo, eccetera. E tra l'altro è un autore che dice non pensarla così fa il gioco dei populisti che si presentano appunto come alfieri di una nuova epoca, di una nuova era, la nuova era Trump, quando per esempio, quando invece non sono alfieri di qualcosa di nuovo ma di antico. Ora, è una riflessione che ovviamente non si
non si può esaurire, ecco, e non ha probabilmente una risposta, ma per esempio noto che in tanti dei vostri capitoli c'è un'analisi storica, difficilmente affonda le proprie radici così, diciamo, cronologicamente nel profondo, e mi chiedo e vi chiedo se questa è, per esempio, una presa di posizione rispetto a una delle due visioni del populismo, oppure no. Eppure vi chiedo se, siccome alcuni capitoli parlano di un populismo e sicuramente fanno riferimento a tendenze più antiche, faccio riferimento, che ne so, mi vengono esempi in particolare il capitolo di Fabio in materia di usi e costumi parlamentari, o il capitolo di Giovanni Poggeri in materia di programmazione finanziaria. C'è un afflato più antico, altri capitoli, per propria natura magari, sono più legati alle questioni dell'oggi. Parlate del medesimo populismo o parliamo di populismi diversi che in diverse fasi e in diversi modi hanno infiltrato il costituzionalismo italiano? Altra domanda aperta è la seguente. Vedo che c'è un focus, come dire, maggioritario legato al circuito politico governo statale, Parlamento statale, il che è anche naturale e ben comprensibile rispetto al fatto, ecco, che appunto avete studiato l'Italia anche come esempio di paese che ha visto delle forze politiche, come dire, espressamente declinatesi come populiste andare al governo. Ho visto meno l'attenzione porsi, per esempio, sugli enti territoriali o rispetto all'ordine giudiziario, a parte alcuni accenni che ho visto, per esempio, nei capitoli di Alessandro Sterpa o di Selvaggi. Eppure, molto spesso, e anche nell'introduzione, voi fate riferimento al populismo come un fenomeno che possa aver innervato l'ordinamento italiano a partire dagli anni 90, anni che rispetto all'evoluzione degli enti territoriali, la loro legittimazione politica, faccio ovviamente riferimento alle riforme elettorali, e rispetto al rapporto tra politica e magistratura sono stati, come dire, ben importanti. La mia domanda è questa: anche qui siamo di fronte a una opzione, a una scelta di campo in cui vedete il populismo come portato più dal circuito politico e statale e non negli enti territoriali o dall'ordine giudiziario, o è il frutto di una scelta, appunto, e di un paradigma storico, quelli a cui io prima ho fatto riferimento, questo focus maggiore, e anche questo, diciamo, ve lo lascio come domanda aperta. Altro, e forse essenzialmente l'ultimo punto, ha a che fare con un convitato di pietra della vostra, pur così, diciamo, ricca e profonda analisi, che è l'Unione Europea, in particolare, e direi il sovranazionalismo in genere, nel senso che voi giustamente, per esempio nell'introduzione del volume, fate riferimento e sottolineate la particolarità della questione italiana come paese fondatore dell'Unione, e paese importante dell'Unione, e invitate a riflettere e dite le implicazioni dell'analisi sul rapporto tra politica e costituzionalismo in Italia non possono che essere lette come implicazioni nell'ambito dell'Unione. Poi dopo, nei capitoli, ma anche questo è naturale rispetto alla loro analisi in uno spazio ognuno così breve, eccetera, però nei capitoli l'Unione Europea fa capolino qua e là e molto spesso non è presa come specifico oggetto d'analisi. Lo stesso concetto di sovranismo esce fuori non più di 4-5 volte e non è preso specificamente come riferimento. Eppure, io direi, nella teologia politica, chiamiamola così,
del populismo e nel suo rapporto, come dire, tra l'uomo, il popolo e la nazione, e il rapporto col sovranazionalismo direi diviene essenziale. Adesso per citare, ecco, utilizzare i concetti di Chabot, direi che un'idea di nazione e un'idea di Europa il populismo la possa avere. E anche su questo chiedo sia ai curatori che agli autori di singoli capitoli quali sono appunto quelle implicazioni che si sono promesse nell'introduzione, nelle aree disciplinari singole e nel complesso dell'analisi svolta. Per adesso mi fermo qui, il resto delle domande diciamo le lasciamo semmai alla discussione successiva. Grazie mille Leonardo per tutte queste questioni che hai sollevato e che credo che poi i differenti autori affronteranno con le loro presentazioni. Ci eravamo detti con Giuseppe che avremmo lasciato a questo punto lo spazio per due domande nel caso ci fossero da parte delle persone che stanno partecipando prima di passare la parola agli autori anche a seguito insomma delle cose che tu hai sottolineato. Quindi chiederei se c'è qualcuno che vuole davvero porre giusto una domanda ai curatori può farlo ora, oppure non dico che debba tacere per sempre, ma vedremo se alla fine insomma ci sarà un po' di spazio anche a seguito delle relazioni degli autori per vedere se ci sono delle domande. Quindi se c'è qualcuno, altrimenti possiamo procedere. Vedo abbiamo 32 persone collegate, oppure ovviamente se i curatori vogliono già intervenire ora per rispondere brevemente ad alcune delle sollecitazioni di Leonardo. Io farei parlare gli autori se non ci sono domande, sì, Pasquale. Benissimo. Ovviamente tu allora, sei il capo. Sì, no, infatti approfitto subito delle mie prerogative, essendo io oltre che coordinatore autore, ma in realtà non approfitto perché il primo iscritto a parlare, se lo vogliamo dire, sarebbe Marco Bassini, ma siccome io vengo prima per cognome e l'ordine alfabetico, dirò subito qualcosa sul mio contributo, ma davvero rubando due minuti perché non voglio ovviamente sottrarre altro tempo, ma perché qualcosa dovrò anche dirlo, essendo uno degli autori. Io ho scritto un capitolo, mi è stato chiesto un capitolo appunto su quelli che sono i rapporti fra diritto, religione e populismo, che sono anche e soprattutto in un'ottica di diritto comparato, credo molto rilevanti. Cioè, se noi guardiamo a due esperienze di diritto comparato, quale possono essere quella statunitense e quella brasiliana, come hanno reagito gli ordinamenti rispetto anche alla questione Covid, il fattore religioso è stato centrale nell'influenzare le risposte di Bolsonaro in Brasile e di Trump negli Stati Uniti, perché è stato grazie alla immensa attività di lobbying, soprattutto delle chiese evangeliche, che alcune critiche al lockdown sono state fatte e il Brasile ha scelto una determinata strada e che l'amministrazione Trump poi ha preso determinate decisioni. In questo senso l'esperienza populista italiana, come io provo a scrivere nel capitolo, offre degli spunti rilevanti, nonostante vi siano anche nell'esperienza italiana alcuni nodi da sciogliere, anche terminologici, ad esempio il rapporto fra populismo e sovranismo, come definiamo questi due concetti, quali sono le differenze, perché non sono esattamente la stessa cosa. Io provo un po' ad affrontarlo nel capitolo, soprattutto quello che io scrivo utilizzando una famosa frase che nel film di Sorrentino viene messa in bocca a Giulio Andreotti quando parla con Scalfari: le cose sono un po' più complesse. Perché lo sforzo nell'ambito dei rapporti tra diritto e religione del populismo, sbarra soprattutto sovranismo italiano, è appunto quello di semplificazione e antipluralismo, dico io. Utilizzo queste due categorie soprattutto rispetto a un principio costituzionale importante quale quello di laicità dello Stato. E appunto c'è un po' un approccio antipluralista, nel senso di negare la realtà della sociologia demografica della religione del paese, che è molto plurale oggi come oggi. Il paese che noi abbiamo oggi non è più il paese del 48, abbiamo quasi 2 milioni di musulmani, abbiamo numerosissime minoranze religiose, e appunto il principio antipluralista che viene spesso portato avanti da queste istanze purtroppo non regge alla prova della realtà, e questo porta con sé tutta una serie di implicazioni costituzionali anche a livello sovranazionale che appunto io provo un po' ad affrontare in questo saggio, sottolineando come lo studio del diritto pubblico, mi sento di dire, non solo costituzionale,
dei rapporti fra diritto e religione ha qualcosa da dire anche nel diritto comparato, oltre che nel diritto pubblico nazionale. Detto questo, cedo la parola a Marco Bassini, che è il primo dei nostri autori, ci parlerà del suo capitolo. Marco, a te la parola. Grazie Pasquale, allora grazie innanzitutto agli amici curatori e per ancora una volta per averci coinvolto in questo bellissimo progetto e grazie a Leonardo per i suoi rilievi molto puntuali. Cercherò di dire anche qualcosa qua e là rispetto ai punti interessantissimi che ha sollevato. Dunque, io nel mio capitolo mi sono concentrato sul ruolo che Internet, come accennava anche Matteo Monti nella sua presentazione, ha avuto nella genesi, se vogliamo, nell'affermazione del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che io individuo come possibile modello paradigmatico. Voglio fare subito una precisazione. Io non sono sicuro che i 5 Stelle possano essere ricondotti necessariamente sotto ogni genere di classificazione a un modello populistico. Questo è un elemento cui tengo molto a precisare, ma ho esaminato come il Movimento 5 Stelle ha fatto uso di Internet nella prospettiva, senz'altro, di un partito, un movimento, chiamiamolo come vogliamo, caratterizzato sia da una forte carica antipartitica e antisistema, sia dalla volontà di rimediare a quello che io imputo come l'elemento probabilmente che ha dato origine alla grande sfiducia degli elettori nei partiti, la distanza sempre maggiore. Il mio capitolo si muove in realtà su un crinale delicato, quello tra Costituzione e politologia. Sono sicuro che avrò deluso e scontentato entrambi, sia i costituzionalisti che i politologi, perché cerca di mettere in contatto i due domini. Il tema, la tesi di fondo è dove dobbiamo guardare per cercare di ricucire lo strappo tra elettori ed eletti, dove dobbiamo guardare per capire che cosa è accaduto, perché abbiamo avuto forze che si sono affermate con questa forte carica antisistema, e qui l'idea è che ci sia di fondo una fortissima crisi della rappresentanza. Dove guardiamo da un punto di vista costituzionale, cerchiamo due appigli. Allora il mio tentativo è stato quello di guardare alle disposizioni rilevanti, quella dell'articolo 67 sul mandato imperativo e l'articolo 49 sull'associazione politica. Ora io non voglio ovviamente tediarvi con ciò che ripercorro nel capitolo, cercando di elaborare sia una pars destruens che muove alcune critiche ai 5 Stelle, al Movimento 5 Stelle come, diciamo, strumento che ha cercato di scardinare alcuni riferimenti, faccio riferimento in particolare al mandato imperativo, e elabora una pars construens evocando una necessità di rivitalizzazione, diciamo, della partecipazione democratica, di quel metodo democratico a cui fa l'accenno l'articolo 49 della Costituzione, norma sostanzialmente incompiuta, norma inattuata, nonostante i più recenti interventi legislativi che però mi pare abbiano in realtà cambiato ben poco nella sostanza. E allora dove si muove il mio capitolo? Si muove nel tentativo di capire come Internet abbia cercato di ridurre il divario tra eletti e elettori. Lo ha fatto davvero? C'è riuscita? Io ho qualche dubbio sul fatto che noi abbiamo davvero ricucito lo strappo. Perché? Perché sicuramente nel modello, nella prospettazione dei 5 Stelle, il modello politico e di partito, poi loro non vogliono chiamarsi partito, ma di fatto sono un attore politico e quindi come tale lo vogliamo considerare. Vi è insomma, un'idea di proporre una forma di democrazia diretta, inutile negarlo, dove c'è una possibilità per l'elettore di vincolare i propri rappresentanti, che più che rappresentanti divengono dei veri e propri delegati, con, diciamo, se andate a vedere ciò che è accaduto e insomma, le discussioni che si sono poste a questo riguardo, anche l'idea del recall, l'idea di una possibilità che si è poi di fatto sconcretizzata esclusivamente nella forma dell'espulsione, ma nelle intenzioni l'idea era quella sostanzialmente di mettere in discussione quello che noi sappiamo essere assolutamente un pilastro, divieto di mandato imperativo, l'idea di condizionare, con un ritorno a una rappresentanza concepita secondo canoni rustoviani, secondo un'idea profondamente diversa da quella che è la rappresentanza in cui i partiti, ma i rappresentanti che siedono in Parlamento
compiono un'opera sostanzialmente di mediazione e non sono vincolati esclusivamente da quanto, dal voto dei loro elettori. Ecco, è questo il crinale su cui credo il 5 Stelle abbiano provato a insistere con una carica rivitalizzante da parte di Internet. Ci sono riusciti? Io temo, come dicevo, di no, perché qui si è probabilmente creata l'illusione di un microcosmo di democrazia, con piattaforme web che raccolgono un numero di iscritti non particolarmente elevato, comparandolo poi con i numeri effettivi dei voti, con una serie di illusioni democratiche, le chiamo io, la possibilità di partecipare a delle deliberazioni, che offre certamente, presta il fianco a un argomento per sposare la causa di quei partiti. Non siamo come gli altri, vi facciamo decidere, ci vincoliamo alle vostre decisioni, questo è il messaggio, ma poi alla prova dei fatti si cade proprio sulla trasparenza, perché noi non sappiamo come funzionano queste piattaforme, non sappiamo chi le controlla, non sappiamo nemmeno a volte quali sono i numeri effettivi, se sono numeri reali. E quindi sostanzialmente la mia è una posizione di sostanziale scetticismo rispetto a questa capacità di Internet di farsi davvero, come dire, strumento per una proposta alternativa, quella della democrazia diretta. Credo però allo stesso tempo che non dobbiamo svalutare questo strumento nella misura in cui ci consente in qualche modo di rimettere in connessione. Io qui dico in maniera volgare, non dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca, nel senso che sicuramente Internet ci offre delle modalità di interazione che hanno probabilmente consentito di ridurre almeno in parte il divario. E però se guardiamo al modo in cui i nostri attori politici hanno fatto uso di queste tecnologie, ho forte timore che anziché accreditare un recupero graduale della capacità di ascolto degli elettori siano divenuti strumenti di polarizzazione. Se vi imbattete nei commenti che i cittadini pubblicano sui contenuti pubblicati da esponenti politici, capirete perché credo che queste siano le dinamiche prevalenti. E quindi sostanzialmente c'è una sfiducia. Ci sarebbe da dire qualcosa anche sulla propaganda e sulla disinformazione, ma ho esaurito i miei 7 minuti. Lo diciamo dopo. Allora, grazie mille Marco, scusate se vi stalkerizzo, ma gli autori riceveranno, quando mancano 2 minuti al termine del loro tempo, un messaggio da me dove dico che mancano 2 minuti, scusate, ma questo è il ruolo che mi è stato assegnato, e poi ho una carriera calcistica nei campionati di prima categoria e di promozione toscana, dove appunto ho questo ruolo qui di stare attaccato alle caviglie delle persone. È per allora, questo che ti abbiamo scelto, Pasquale. Appunto. Il prossimo intervento è quello di Giovanni Boggero. Devo dire, e lo confesso in pubblico, mi sento anche responsabile. Di questo scusami, Pasquale, potrei... posso sì. intervenire un secondo? Perché c'era Pietro Toro Faraguna che forse doveva andare via. Non c'è nessuna difficoltà, no, teniamo l'ordine. Perfetto. Grazie mille. Okay, grazie, allora, Pietro, nessun problema. Va bene. Allora, continuiamo con Giovanni e dopo è Pietro. Dicevo di questo contributo di Giovanni, del quale mi sento responsabile, perché quando parlammo del progetto con Giuseppe io feci il nome di Giovanni, perché nel lontanissimo ormai 2015 con Giovanni scrivemmo un articolo su European Public Review che un po' affrontava, anche se tangenzialmente, i temi che poi Giovanni ha affrontato e sviluppato anche qui, che sono appunto i temi dei rapporti fra costituzionalismo e diritto pubblico dell'economia, se così vogliamo chiamarlo. Quindi Giovanni, a te la parola. Grazie Pasquale. Mi sentite? Sì. Sì, sì. Grazie Pasquale, grazie a Giuseppe Martinico e grazie a Giacomo Delle Donne, agli altri curatori, a Fabio, a Matteo per il coinvolgimento. Allora, io mi sono occupato del capitolo sulla programmazione finanziaria, in particolar modo sui vincoli di finanza pubblica. Ora, se noi dovessimo riprendere le categorie con le quali Giuseppe ha cercato di analizzare il populismo nel nostro ordinamento, mimetismo e parassitismo, io direi che il rapporto con i vincoli di finanza pubblica va iscritto in Italia nel solco di un'altra categoria, che è quella del negazionismo.
I vincoli di finanza pubblica per la gran parte della classe politica, direi dagli anni 60 in avanti, sono stati, direi, radicalmente disconosciuti, frequentemente aggirati, e c'è, direi, prima e dopo la riforma dell'articolo 81, poco cambia, una negazione del ruolo costituzionale delle istituzioni del bilancio per quelli che sono i processi di aggiustamento fiscale. Questa è una tesi abbastanza radicale che penso emerga abbastanza bene dal capitolo. I vincoli di finanza pubblica sono trattati come variabili indipendenti di cui si può fare a meno. Un impiccio, un intralcio che si frappone tra il popolo e la sua sovranità, e questo disconoscimento direi che è la cifra di un populismo appunto bipartisan che ha interessato la storia d'Italia con l'articolo 81 originario, ma anche con l'articolo 81 riformato. Direi che al di là di come abbiamo sempre impostato il dibattito sulla Costituzione finanziaria e come si imposta ancora oggi, il problema non è tanto che si sarebbe costituzionalizzato, si sarebbe tentato di costituzionalizzare una qualche dottrina economica e quindi di rendere, diciamo, che avrebbe reso, diciamo, quel vincolo o quei vincoli invisi a una certa parte politica. No, il problema non è quello, il problema è che di per sé qualsiasi vincolo di finanza pubblica, non necessariamente limiti quantitativi, vincoli all'indebitamento, no, qualsiasi vincolo di finanza pubblica, così come ricavabile dalla Costituzione, è sempre stato inviso alla classe politica nella sua interezza, e questo dovrebbe, direi, convincerci ancora di più della loro natura di freno all'arbitrio del potere, anche in materia finanziaria. In massima parte, cerco anche di chiarirlo nel capitolo, i vincoli di finanza pubblica non sono soltanto appunto limiti quantitativi, ma sono vincoli procedurali che sono in gran parte iscritti in leggi ordinarie che hanno assunto il valore di parametri interposto soltanto recentemente, e sono finalizzati, direi, alla sana gestione finanziaria, cioè a consentire che il bilancio non sia manipolato a piacimento della classe politica e che le scelte che si ricavano dal bilancio siano il più possibile trasparenti, conoscibili e non dissimulate agli elettori. Ora, il disconoscimento dei vincoli di finanza pubblica è andato di pari passo con una richiesta di allentamento dei criteri di calcolo, diciamo, dei saldi di finanza pubblica, con una richiesta di maggiore indulgenza per il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine in sede europea, mentre a livello interno le leggi di bilancio si continuavano a fare con spese correnti che venivano coperte da entrate future e incerte. Se questo è il trend, che è un trend che continua ancora oggi, io direi che la ragione di questo disconoscimento sta in un articolo molto risalente che si è incaricata di riproporre all'attenzione del pubblico di qualche giorno fa Silvia Merle, un articolo del 1977 che io colpevolmente non ho citato nel mio capitolo, di Alan Posner, sulla politica economica internazionale dell'Italia, in cui Posner dice: ma il fatto che l'Italia si comporti in questo modo si deve semplicemente al fatto che la classe politica italiana crede ed è convinta, scommette sul fatto che i creditori non possano permettersi il fallimento del nostro paese. E questa era anche una delle considerazioni che con Pasquale avevamo fatto nel 2014 nel nostro capitolo, citando qualcuno di molto meno autorevole di Alan Posner, cioè Silvio Berlusconi, quando disse a Enrico Letta che non si sarebbe dovuto preoccupare più di tanto dei vincoli di finanza pubblica, perché tanto nessuno ci avrebbe cacciato dalla moneta unica, anche se non avessimo rispettato l'equilibrio di bilancio. Ora, se questo è il trend, anche dopo la riforma dell'articolo 81, che cosa è cambiato però dal 2012 in avanti? È cambiato
l'atteggiamento della Corte Costituzionale. Io cerco di mettere in luce questo atteggiamento contro maggioritario della Corte, che è ancora diciamo in evoluzione, perché cito anche la famosa ordinanza 17/2019, nella quale non entro per il momento, ma tendenzialmente c'è un tentativo della Corte, e questo mi consente anche di passare la parola a Pietro Faraguna, un tentativo della Corte di mettere sotto tutela il Parlamento, obbligandolo a farsi carico della propria responsabilità di indirizzo e controllo in materia di bilancio. E questo è un caso che Pietro ha chiamato di constitutional paternalism, ma che è, direi, evidente non soltanto in altri casi più famosi come quello di Cappato, ma che ritroviamo anche nella materia del bilancio, ed è ispirato anche da una giurisprudenza tedesca che direi è ancora oggi molto, molto attuale sul diritto all'autodeterminazione democratica. E questo mi consente di passare la parola a Pietro. Grazie Giovanni per questa spruzzata di positività. Ne abbiamo bisogno, anzi, se non siete ancora soddisfatti, vi invito a leggere le considerazioni del governatore della Banca d'Italia, che sono state appena rese pubbliche, che aggiungono positività a positività. Dopo Giovanni, appunto, lasciamo la parola a Pietro Faraguna. Grazie, io ringrazio anche Giovanni per questo passaggio che è da notizia a notizia, che ricordava il Mentana migliore del TG5, che io non sarò così bravo a riuscire a cogliere. Ringrazio anche gli amici che hanno curato il volume, Pasquale che si è fatto promotore di questa iniziativa. Vi rassicuro, anche in Friuli Venezia Giulia hanno riaperto i barbieri, ma c'è una lunga fila, ma vedo dalle immagini che a Trento va ancora peggio possibilmente. Detto questo, io nel mio capitolo mi sono dedicato ai rapporti tra costituzionalismo e riforme costituzionali o revisione costituzionale o cambiamento formale della Costituzione. Ovviamente neanch'io vi tedio ripercorrendo il capitolo, però insomma, mi sono occupato di un tema che necessariamente è legato al populismo, al governo, perché per modificare la Costituzione, qualunque sia la procedura prevista, quantomeno al governo bisogna esserci. Quindi è un primo punto che riguarda una specie molto specifica di quel grande genere che è difficilmente definibile, che è il populismo, che è il populismo di governo. Cosa, diciamo, specie che abbiamo scoperto esiste ed esiste come se esiste, e sulla quale l'esperienza italiana sicuramente ha degli spunti interessanti. Su questo io mi sento di concordare abbastanza con quanto diceva Marco Bassini, cioè sulla difficoltà di identificare alcune esperienze politiche italiane come esperienze propriamente populiste. Forse, diciamo, per una natura farsesca delle manifestazioni politiche italiane, in cui insomma non si prende sul serio nemmeno il populismo, e quindi forse su questo mi sento di concordarlo. Ciò nonostante, al di là delle esperienze concrete, il rapporto tra populismo e revisione costituzionale suscita innanzitutto un problema concettuale, cioè qualunque sia la definizione che viene data di populismo, alcuni elementi di questa definizione sono ricorrenti, e tra questi alcuni elementi l'elemento dell'antipluralismo è un elemento che si pone tendenzialmente in radicale conflitto con un elemento di quella che con categorie schmittiane viene definita identità costituzionale del costituzionalismo postbellico, cioè laddove l'elemento di denominatore comune è l'antipluralismo. Se questo è l'obiettivo, è un obiettivo che è incompatibile con l'identità delle costituzioni postbelliche. E quindi, diciamo, questo è un primo problema nei rapporti tra riforma costituzionale e populismo. Se l'obiettivo, o comunque la natura del populismo, è antipluralista e la revisione costituzionale è tale soltanto se non va a sostituire l'identità della Costituzione, e questo è un patrimonio che ormai abbiamo acquisito ormai già da Carl Schmitt, allora la riforma costituzionale in mano al programma populista è incompatibile come strumento, perché la riforma costituzionale, diciamo, ha il suo confine nella non modificazione appunto dell'identità costituzionale dell'ordinamento. Ma al di là di questo aspetto, diciamo,
sostanziale. C'è un altro aspetto che riguarda invece diciamo un massimo comune denominatore che ha a che fare con l'impazienza del populismo di governo rispetto alle procedure, diciamo un elemento che è stato ritrovato in tante manifestazioni diverse del populismo, questa impazienza nei confronti delle procedure è un'impazienza che può avere, diciamo, forme diverse, che nel populismo di governo più così, con le manifestazioni, diciamo, più paradigmatiche si è manifestata nei confronti della impazienza rispetto proprio alle procedure del costituzionalismo intese in senso lato, e quindi l'impazienza e l'insofferenza nei confronti dei sistemi di checks and balances propri del costituzionalismo, e le esperienze, diciamo, polacche e ungheresi sono molto evidenti, ma anche, secondo me, con l'impazienza rispetto alle procedure in senso stretto. E la revisione costituzionale è la quintessenza della procedura di cui si serve il costituzionalismo. E questa impazienza ha tendenzialmente portato, ed è un'osservazione ormai abbastanza comune in tante diverse manifestazioni del populismo, a rifiutare la possibilità teorica di distinguere qualunque diciamo distinzione qualitativa tra la politica ordinaria, diciamo, di tutti i giorni, rimessa all'indirizzo politico nel circuito tra maggioranza politica e governo, e la politica costituzionale, cioè tra la politica della revisione costituzionale e la politica invece fatta giorno per giorno, il che è pienamente compatibile con la natura antipluralistica, cioè nel senso che laddove la natura antipluralistica in qualche modo rifiuta il riconoscimento delle ragioni dell'altro, questo rifiuto della distinzione tra il piano costituzionale e il piano della legislazione ordinaria è pienamente compatibile. E su questo credo che l'esperienza italiana abbia, diciamo, delle così, carte da offrire allo studioso che, diciamo, si approccia a questi temi con i nostri strumenti concettuali, che sono delle carte significative, perché tracce di metodi populisti nell'approccio all'utilizzo delle riforme costituzionali nell'esperienza politica italiana recente e ormai anche forse meno recente sono ritrovabili in moltissime esperienze, e non necessariamente in esperienze che diciamo vengono ricondotte a una qualche diciamo idea tipica più comune definizione del populismo. Cioè, se noi parliamo se noi individuiamo come metodo che i populisti utilizzano nell'approcciarsi alle riforme costituzionali la mobilitazione della Costituzione al fine del raggiungimento di politiche, diciamo, di parte, che però vengono interpretate come politiche invece che sono, diciamo, politiche volute da quella nozione unitaria di popolo che è propria dei populisti, allora se questa è l'idea della mobilitazione costituzionale diciamo ad ampio spettro, allora questa mobilitazione costituzionale si riconosce, se andiamo a vederlo semplicemente come aspetto metodologico, in molte esperienze, diciamo, del recente passato della storia italiana. E la cosa che forse è più interessante, controintuitiva, se non addirittura paradossale, è che, diciamo, questa mobilitazione della riforma costituzionale nel cuore di indirizzi politici che normalmente invece dovrebbero essere, diciamo, legati all'esercizio della politica ordinaria, ma questo tipo di metodologia è stata utilizzata da compagini di governo che, anzi, diciamo, in una definizione intuitiva, noi dovremmo definire pienamente parte dell'elite che, diciamo, l'antielitismo populista tendenzialmente combatte. Cioè, il fatto di porre le riforme costituzionali come programma di governo e addirittura come parte del programma di governo che è proprio necessaria al mantenimento di una maggioranza politica e al mantenimento in vita del governo, non è una caratteristica che ha contraddistinto i governi che noi più facilmente potremmo definire populisti. E anzi, forse l'esempio massimo dell'utilizzo di questa metodologia è addirittura il governo Letta, che, diciamo,
tendenzialmente non è esattamente il governo che forse potremmo definire più simile alle esperienze populiste come normalmente vengono definite. Se questa è, diciamo, l'ampio utilizzo di tracce di metodologie populiste applicate al tema della riforma costituzionale, dovremmo forse così avere una visione ancora più pessimista rispetto a quella che Giovanni Boggero ha dato, cioè tutto è perduto se addirittura, diciamo, siamo arrivati a questi punti. Su questo forse invece sarei un po' meno pessimista, andando a concludere i miei minuti. Uno, perché alla fine le procedure hanno sempre vinto nel caso delle esperienze che abbiamo visto, anzi, e forse, diciamo, questo è anche un aspetto, hanno vinto anche troppo, hanno stravinto le procedure, quindi l'impazienza nei confronti delle procedure, che ancora una volta io non è che ce l'abbia con il governo Letta tutto al più, però proprio in quell'esperienza, nel tentativo di accorciare, seppur di poco, la tempistica del procedimento di revisione costituzionale, in qualche modo una traccia di quella metodologia di impazienza nei confronti della procedura la ritroviamo. Ma diciamo, in tutti i casi, il fatto di aver invece seguito una procedura che, nel caso della revisione costituzionale italiana, una procedura che porta comunque a un raffreddamento della temperatura politica, ha determinato tendenzialmente il fallimento delle tentativi, diciamo, a stadi diversi di revisione costituzionale, che diciamo, il che non è che di per sé è una buona notizia, però diciamo che se immaginiamo la tempesta perfetta in cui la metodologia populista viene utilizzata anche per finalità che siano finalità invece, diciamo, di aperta sfida rispetto ai contenuti di principi sostanzialistici del costituzionalismo liberale democratico, il fatto che la procedura abbia sempre vinto in qualche modo ci dice che questo ha continuato a funzionare, e forse anche, diciamo, ha continuato a funzionare pure un pochino troppo. Quindi questo diciamo, ci dà un elemento forse di diciamo, ottimismo rispetto alla tenuta della procedura, ma dall'altro lato sappiamo che questo elemento di ottimismo è anche un elemento di pessimismo rispetto alla capacità di innovazione. E con questo mi taccio. Grazie mille Pietro, e scusa per i messaggi che ti ho mandato in chat, ma ripeto a tutti i relatori il modo che io ho per comunicare con loro per il rispetto dei tempi, e così possiamo lasciare la parola a Cristina Fassoni. Prego. Grazie mille Pasquale per l'organizzazione e il coordinamento, e ringrazio anche i curatori naturalmente per il coinvolgimento in questo progetto. Allora, brevemente cercherò di presentare il mio contributo al volume che riguarda il Parlamento, e però nella peculiare veste non di legislatore ma di controllore dell'azione del governo, cercando anche di rispondere agli importanti spunti che Leonardo ha fornito. Allora, innanzitutto, quando guardiamo al Parlamento italiano, direi che l'Italia è un paradigma se guardiamo l'evoluzione della storia del Parlamento, che è un po' un unicum nelle forme di governo parlamentare in prospettiva comparata, almeno in ambito occidentale europeo, in quanto per circa 40 anni ha avuto senz'altro una centralità che non è stata conosciuta, è rimasta sconosciuta ad altri parlamenti, per poi invece avviarsi su un percorso che direi di normalizzazione negativa sulla scia di quanto accaduto anche in altre forme di governo parlamentari, e quindi un fortissimo indebolimento della sua capacità di controllo, ma anche di presidio dei procedimenti legislativi o delle procedure di bilancio. Quindi non so se l'avanzata del populismo, che nel caso italiano direi che è avvenuta per stratificazioni successive, ma senz'altro un punto di svolta è rappresentato dagli anni 90, e quindi dalla crisi del sistema politico e poi dall'avanzata, insomma, sicuramente di nuove figure sulla scena della politica. Ecco, questo punto di svolta ha indotto una serie di dinamiche anche procedurali, che però si sono stratificate
su alcune dinamiche già esistenti. E da questo punto di vista il mio capitolo si concentra sull'esperienza della 17ª e 18ª legislatura, proprio per analizzare la prospettiva di queste nuove forze populiste, anche se proverò a dire qualcosa sulla loro definizione come forze populiste, nella fase in cui si trovano tutte all'opposizione o invece almeno alcune di queste erano alla maggioranza di governo coalizzate tra loro. Devo dire che rispetto alla domanda che Leonardo poneva, quindi di quale populismo stiamo parlando, la difficoltà che almeno io ho riscontrato nell'analisi è che, per esempio, guardando al Movimento 5 Stelle, risulta particolarmente enfatizzata uno dei due capisaldi con cui i movimenti populisti sono soliti essere identificati, cioè la retorica anti-elite, che è molto evidente. Mentre invece guardando per esempio e lo stesso in qualche misura anche per Fratelli d'Italia, che ho considerato comunque nella mia analisi perché credo che ci siano alcuni punti interessanti quando guardiamo alle procedure di controllo, rispetto invece all'atteggiamento della Lega, che è molto più incanalato nelle dinamiche che Pietro ha appena evidenziato, cioè le questioni legate al vedere il Parlamento come un ostacolo all'assunzione delle decisioni, e quindi con una più forte enfasi sull'elemento dell'antipluralismo. Per cui non è stato molto semplice, e capisco quindi la domanda di Leonardo di quale populismo stiamo parlando, perché l'enfasi posta su questi due elementi non è la stessa tra le forze politiche, i gruppi che ho esaminato. E rispetto anche al convitato di Pietra, sicuramente l'Unione Europea, per quanto riguarda l'esperienza della coalizione di governo populista, è stata cruciale, perché la crisi di governo è sicuramente dovuta alle diverse posizioni più o meno euroscettiche o a favore dell'Unione Europea che i due partner coalizzati avevano. Quindi sicuramente questo elemento che Leonardo ha enfatizzato è cruciale. Ora, guardando ai risultati dell'analisi che ho svolto, diciamo che mi sono concentrata soprattutto sulle commissioni d'inchiesta e sul question time. Commissioni d'inchiesta che sono state insomma ampiamente utilizzate e istituite durante tutta la storia repubblicana, ma anche in base ad alcuni studi che sono stati svolti recentemente anche da colleghi del Sant'Anna, si è evidenziata una crescita del numero di almeno disegni di legge o di richieste di istituzione di commissioni d'inchiesta, e questo è in qualche modo legato alla rappresentanza di forze populiste in Parlamento, specie quando per esempio il Movimento 5 Stelle era all'opposizione. Mentre invece se noi guardiamo il comportamento della Lega, si può notare come sia assai meno attivo sul fronte delle commissioni d'inchiesta, anche se le commissioni d'inchiesta hanno rappresentato un po' uno scenario privilegiato, specie quelle sulle banche nella 17ª e la 18ª legislatura, di scontro forte e anche di torsione populista rispetto diciamo al mandato che specialmente la commissione istituita nella 18ª legislatura veniva assegnato, che è stato anche criticato infatti dal presidente Mattarella. Sul question time invece, strumento tradizionalmente poco utilizzato dal nostro Parlamento, per non dire poi del premier question time, quello che si è potuto notare è stata una nuova spettacolarizzazione, prima assente, di questo istituto, collegata anche alla maggiore trasparenza delle procedure parlamentari. Questo sia per quanto riguarda le commissioni, ma anche per quanto riguarda l'Assemblea. Quindi credo che una serie di dinamiche che potrebbero in prima istanza far credere a una rivitalizzazione di alcuni istituti relativi al controllo parlamentare, proprio perché le procedure sono diventate più trasparenti e c'è una comunicazione istituzionale che in qualche caso è disarticolata dalla comunicazione individuale dei singoli senatori e deputati attraverso i social media, però non porti necessariamente a condurre
a un rafforzamento delle procedure di controllo, cioè c'è una maggiore teatralità di queste procedure che non per forza si invera in una maggiore capacità dell'istituzione Parlamento poi di presidiare le dinamiche governative in generale. E chiudo qui. Grazie mille Cristina per l'intervento e per la precisione nella gestione dei tempi. Possiamo cedere la parola a Simone Penasa, che ovviamente ci tranquillizzerà sul fatto che i barbieri a Trento hanno riaperto. Come ovviamente non ve lo posso dire, visto che non li frequento, però sì, mi dicono di sì. No, in realtà questo lockdown ha interrotto un mio ritorno dal barbiere, quindi questo mi ha portato indietro negli anni, anche se il colore dei capelli evidentemente è diverso. Quindi cercherò di... ringrazio evidentemente i curatori e chi ha partecipato a questo progetto, ma lo faccio brevemente anche se molto sentitamente per questioni di tempo. E per essere ancora più breve cercherò di... Io mi sono occupato appunto dell'intreccio, quello che io ho qualificato come attrazione irresistibile fra spinte sovraniste, fra spinte populiste e politiche migratorie. E l'ho fatto concentrandomi sull'ultimo periodo, sull'ultima legislatura, che diciamo così, nella quale evidentemente si sono susseguiti una serie di governi di coalizioni con un imprinting genetico, ideologico e se volete culturale molto diverso. Fra loro, per vedere se questo abbia inciso anche sull'approccio, sulla diversità di approccio nel delineare e definire le politiche in materia di immigrazione. Leonardo Pierdomici ci chiedeva, quindi cercherò di utilizzare le tre questioni di Leonardo per dirvi un po' qual è stata la mia prospettiva. Perché l'Italia è un paradigma? Beh, diciamo così, rispetto al fenomeno migratorio, diciamo, il fenomeno migratorio in sé è un ambito paradigmatico per valutare, diciamo così, un approccio populista alle politiche pubbliche. Paradossalmente, dal mio punto di vista, l'Italia in questo settore può risultare paradigmatico anche in una prospettiva comparata, proprio perché fa comprendere l'analisi, quantomeno che io ho svolto in questo periodo temporalmente limitato, quanto sia anche difficile definire in maniera fissa e rigidamente predeterminata il confine fra ciò che populismo è e ciò che populismo non è. Questo mi sembrava che anche su questo anche Cristina e Pietro stessero andando in questa direzione. E quanto, diciamo così, etichettare un determinato approccio, soprattutto ma non solo in ambito migratorio, come populista possa produrre un effetto straniante o quantomeno un effetto paradossale distraente rispetto a quello che è la vera questione di cui parlavano anche i nostri curatori all'inizio, in particolare Giuseppe, cioè la sostenibilità costituzionale di politiche, di normative che nascono in un contesto, in un brodo di cultura e di comunicazione populista, appunto la sostenibilità rispetto alla struttura del costituzionalismo e delle costituzioni contemporanee. E diciamo, l'analisi delle politiche migratorie nel susseguirsi nei diversi governi di coalizioni, evidentemente l'uno diversissimo dall'altro, ha evidenziato quella che è, un effetto paradossale, ma che non lo è solo, apparentemente. Cioè ha avuto una evidente rivendicata, ad esempio, dal governo giallo-verde, discontinuità di carattere sociale, culturale, politico, ideologico rispetto al governo di larghe intese, Letta, Renzi, Gentiloni, si è però sovrapposta una, direi, tendenziale continuità
dal punto di vista giuridico-legislativo. Cioè, io non ho riscontrato, io ho analizzato quelle che sono gli interventi di riforma più significativi che hanno identificato proprio l'imprinting delle politiche migratorie negli ultimi anni, l'approccio hotspot, l'accordo Italia-Libia, su cui mi sono concentrato in particolare. Non ho, diciamo così, riscontrato come non è, e su questo anche altra dottrina evidentemente concorda, non si può parlare di una vera e propria discontinuità se a livello, diciamo, politico legislativo fra queste varie, le varie stagioni. E per fare questo ho proprio provato a testare e a utilizzare tre livelli di ragionamento, cioè quello della retorica culturale, comunicativa, sociale, se volete, che porta all'accettabilità sociale, conduce all'accettabilità sociale di determinate politiche migratorie. L'esempio dei porti chiusi è evidentemente di salviniana memoria, ne è evidentemente un esempio paradigmatico. È paradigmatico anche della continuità, cioè i porti chiusi forse a livello mediatico si sono sopiti, ma non sono finiti con il finire della stagione presuntamente e rivendicativamente populista del governo giallo-verde, ma sono continuati con modalità mediaticamente, culturalmente, se volete, socialmente diverse, ho avuto il primo warning, ma diciamo così, sostanzialmente analoghe. C'è poi la narrazione politica, in cui evidentemente c'è un'ulteriore evidente discontinuità, ma l'azione a livello di azione normativa, e quindi è quello che, diciamo così, in termini di legittimità, sostenibilità costituzionale, diciamo così, ho riscontrato una continuità che ho declinato in termini di escalation. Una continuità non significa una totale condivisione delle finalità, degli approcci e dei presupposti, ma una escalation, diciamo così, a impronta populista, che ha trovato però un contesto normativo, come dire, pronto, o quantomeno se non refrattario in assoluto, ad accogliere una, diciamo così, politiche migratorie spinte, che poi hanno evidentemente portato a un mutamento di paradigma: l'eliminazione della protezione umanitaria, la riforma o l'eliminazione del sistema di accoglienza per i richiedenti asilo, evidentemente per una sorta di eterogenesi dei fini o di china scivolosa che ha caratterizzato questi ultimi anni, diciamo così, di gestione delle politiche migratorie. Sarebbe stato molto interessante parlare anche del ruolo degli enti territoriali. Mi limito a dire, io non ne ho trattato, ma si potrebbe dire che paradossalmente è proprio dagli enti territoriali, dalle regioni, da alcune regioni, che nasce il populismo migratorio, il populismo nella gestione del fenomeno della presenza degli stranieri, no? Le leggi bandiera sulla residenza continuativa, sull'obbligo di residenza, sulla cittadinanza e così via. E quello è senz'altro uno spunto decisivo. Quindi, diciamo, in ultima analisi, diciamo così, se il governo giallo-verde ha rappresentato un esempio di populismo nel fenomeno, nelle politiche migratorie, è stato un esempio contingente e non strutturale, e bisogna, diciamo così, continuare da un punto di vista giuridico-costituzionale a non lasciarsi, diciamo così, sviare dalla superficie populista, diciamo così, mediatica delle politiche, delle dichiarazioni, per andare sulla sostanza delle cose. Nella sostanza delle cose, questa continuità mi sembra che, anche alla luce di recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, stia andando, diciamo così, verso una retrocessione dello spazio delle garanzie dei diritti dei migranti, ed una riconquista di territori, un'espansione di confini, degli interessi nazionali declinati secondo diciamo il cuore della retorica populista: l'interesse nazionale, la difesa dei confini e la sicurezza pubblica. Mi fermo, perché ho ricevuto il secondo voto. Grazie ancora. Grazie Simone.
mi scuso anche con te per questo. No, ma fai benissimo. Devo avere, il tuo intervento ci consente di passare a quello di Nicola Selvaggi, che sicuramente ha offerto un contributo paradigmatico di quella che è la questione del rapporto tra diritto pubblico e populismo, che è appunto quello del diritto penale. Quindi siamo contenti di ascoltare il suo intervento. Prego. Grazie Pasquale e naturalmente grazie ai curatori del volume, suo tempo per l'invito a partecipare a questo progetto che è stato davvero molto, molto interessante. Credo, non lo dico diciamo come dire perché direttamente interessato, però effettivamente il coinvolgimento del diritto penale era particolarmente indicato, perché il diritto penale in un certo senso si presenta come un vero e proprio terminale del fenomeno populistico, diciamo così come è stato analizzato nel corso del volume, ma direi studiato dal punto di vista della sua pratica, cioè della sua concreta esperienza, anche come possibile canale di risalita, nel senso cioè di canale che ben percorso può consentire di ricostruire alcune origini del fenomeno, almeno nei tempi più recenti. Per questo nel corso del contributo ho fatto un cenno anche all'indagine di Mani Pulite, perché probabilmente per certi aspetti occorre anche storicamente partire da lì. Io, diciamo, nei minuti che ho a disposizione cercherò senz'altro di attenermi al tempo assegnato. Vorrei, come dire, ripercorrere molto brevemente il mio contributo, essenzialmente accennando ai suoi profili essenziali, che mi sembra siano da un lato quello della stessa definizione di populismo penale, dall'altro quello del confronto con i cicli principali della legislazione penale, almeno negli anni più recenti, e poi infine quello delle, come dire, figure sintomatiche, come è stato detto, che nel contributo ho analizzato a partire da due casi secondo me paradigmatici, che sono la legislazione in materia di immigrazione e la legge cosiddetta spazza corrotti. Il problema definitorio innanzitutto è rilevante, perché in un paese come l'Italia, in cui da sempre, ciclicamente quantomeno, si manifesta una tendenza al consumo del diritto penale, e quindi in un certo senso ad una compromissione del suo stesso significato come risorsa ultima o estrema dell'ordinamento, parlare di populismo penale per intendere semplicemente il ricorso frequente alla pena in sé evidentemente rischia di non essere sufficiente. Mi pare condivisibile, come ho scritto nel contributo, l'idea che il nocciolo del problema debba essere probabilmente intravisto in un progressivo smarrimento della valutazione politica e soprattutto della ragione tecnica, e quindi della stessa razionalità, che dovrebbe invece rappresentare il presidio sotto il quale dovrebbe costantemente porsi l'elaborazione della istanza profonda collettiva del castigo, istanza che oggi invece finisce col trasformarsi senza mediazione tecnica, senza mediazione razionale, in legge penale. Ed è anche in questo senso che il diritto penale diventa in qualche modo una pericolosa sporgenza che minaccia lo stesso nucleo del diritto penale liberale, ed è in questo senso che il diritto penale incanala i sentimenti di paura e di speranza, di paura come dimostra la legislazione sulla immigrazione, di speranza come dimostra quella, per esempio, o almeno alcuni contenuti della legge spazza corrotti, come se fosse possibile realizzare una palingenesi attraverso la punizione. Ovviamente a questo si aggiunge la circostanza, almeno dal punto di vista del legislatore, che la legge penale non richiede una copertura finanziaria, e quindi è molto semplice, come dire, promettere di migliorare e quindi di, come dire,
assecondare i sentimenti della paura e della speranza attraverso lo sbandierare nuovi reati piuttosto che impegnandosi invece in politiche che richiedano un impegno finanziario già indicato nella stessa legislazione che varia l'impegno medesimo. Ecco, esiste un salto di qualità alla luce di quanto ho detto, perché la legislazione precedente, pure significativa anche dal punto di vista del contenuto introdotto nel nostro sistema, era comunque una legislazione che si confrontava con fenomeni gravi come la criminalità organizzata, il terrorismo, oppure nasceva da un confronto anche serrato tra politica e magistratura o dalla integrazione nei sistemi sovranazionali e internazionali del nostro ordinamento. Invece qui siamo di fronte appunto ad un fenomeno diverso che si manifesta, direi, essenzialmente con alcune figure principali. La prima è il peggioramento della tecnica legislativa, lo è stato detto, ma in parte anche l'evoluzione della tecnica interpretativa, con il giudice che si fa o si accosta al fatto munito di una sua visione assiologica, di una sua personale politica criminale, le escursioni sanzionatorie, le fughe verso l'alto dei massimi e soprattutto dei minimi edittali, il primato ritrovato della pena detentiva, l'eterno problema della prescrizione e infine qui naturalmente poi ci sarà tempo di un minimo di dibattito, insomma in qualche modo richiamo anche la considerazione che è stata fatta all'inizio da Leonardo sul populismo giudiziario, la trasformazione del processo da luogo di accertamento della responsabilità e della verità processuale a tecnica di controllo sociale. Quello che interessa è attivare un'indagine, lasciarla pendente, perché è il modo migliore per controllare le persone. Mi fermo qui perché credo che il tempo sia esaurito. Grazie mille Nicola. Sicuramente devo dire... credo abbiamo visto dei rivoli di questo rapporto fra diritto penale e populismo, almeno mi consento di dire, anche di recente, mediante l'uso delle sanzioni penali nella prima fase rispetto alle autocertificazioni, perché come dici tu giustamente costa poco utilizzare il diritto penale ed è sicuramente molto più semplice rispetto ad altri, diciamo, settori dell'ordinamento. Forse Alessandro Sterpa ci consentirà di rispondere ad un'altra delle domande sono state sollevate da Leonardo rispetto, diciamo, al ruolo, diciamo, degli enti locali rispetto al rapporto col populismo, e quindi siamo contenti di lasciargli la parola. Grazie a voi. Ma io prima volevo tentare un pezzo di ragionamento più generale. Io credo che il populismo sia il termometro dell'adesione alla Costituzione. Direi in realtà anche al costituzionalismo, ma in particolare alla Costituzione storicamente vigente in quel momento da parte di una comunità. Esiste questo rapporto dialettico, l'avete, l'abbiamo, lo hanno in tanti sottolineato, fra populismo e democrazia e in particolare tra populismo e fenomeni appunto del costituzionalismo. C'è un punto però secondo me chiave: com'è possibile che nel nostro paese in pochi anni ci sia stato un mutamento così radicale del comportamento elettorale? Mi spiego meglio. I primi successi dei partiti tendenzialmente qualificati come populisti avvengono nel 2013, il successo reale nel 2018. Ma parliamo di un corpo elettorale che in parte, anche significativa, coincide con quello addirittura della Prima Repubblica. Siccome arriviamo a numeri di consenso molto elevati, la domanda secondo me che dobbiamo porci è: possibile che lo stesso elettore che tradizionalmente era fedele a partiti a grande vocazione costituzionale, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, a un certo punto aderisce a schemi politici che sono di fatto in rapporto conflittuale con la Costituzione? Allora io credo che qui il tema sia che l'adesione italiana alla Costituzione da parte della comunità italiana era molto condizionata, direi drogata, da alcuni elementi di fatto. Primo di tutti, la spesa pubblica e la struttura, il funzionamento complessivo dell'apparato politico e della modalità di costruzione del consenso politico. Il sistema garantiva tutti e tutti garantivano il sistema. Spesa pubblica, diritti sociali amplissimi, condizioni iperfavorevoli in alcuni mercati del lavoro,
un mondo imprenditoriale dove la concorrenza era l'eccezione, dove c'era una forte industria di Stato, addirittura se non enti pubblici, che erogavano servizi in regime di monopolio. Quindi noi in realtà il fenomeno italiano del populismo, l'abbiamo provato a ragionare di questo nel libro che abbiamo fatto con Nicola Viceconte e Peppe Allegri, curato da noi due, noi tre, per l'editoriale scientifica. Insomma, il tema è che è cambiato il rapporto tra l'elettorato e i cittadini e la Costituzione, nella misura in cui quell'impianto costituzionale è venuto meno nella sua struttura di garanzia complessiva a tutti di tutto. D'altronde non dobbiamo negare che dietro al populismo italiano c'è questa vena di egualitarismo. E allora mi convince molto quello che Nicola prima diceva, e siccome non ci sono più le risorse finanziarie di una volta, e siccome indebitarsi è difficile più che impossibile, e allora io ricorro per esempio alla legge penale che è a costo zero, che punisce, che diciamo sacrifica anche alcune fattispecie tipiche, diciamo, delle democrazie liberali e le piega a delle esigenze di consenso. Allora, probabilmente, qui il punto con cui volevo iniziare la mia riflessione è che in Italia, più che di partiti populisti, bisogna forse parlare di una logica populista che si è impossessata dello schema politico e quindi anche dello schema istituzionale. D'altronde, scusate, noi abbiamo avuto un primo governo in questa legislatura fra due forze che si autodefiniscono o comunque non negano la natura populista. E poi abbiamo avuto un altro governo in cui una forza populista rimane saldamente centro perno, almeno a livello numerico parlamentare, del nuovo governo. Quindi neanche a dire che si è costruita una dialettica politica fra populisti e non populisti, perché i populisti hanno fatto prima il governo insieme e adesso fanno governo e opposizione in ruoli distinti. Questo, secondo me, fa sì che a livello istituzionale la dimensione territoriale, di cui insomma ho riflettuto nel capitolo, vi ringrazio per l'ospitalità, nel volume, sia tendenzialmente diversa. Perché questo costituzionalismo, per come ho cercato di descriverlo, scusate, questo populismo, per come ho cercato di descriverlo, è un populismo che nega l'adesione alla Costituzione temporalmente vigente, ma nega in realtà l'adesione ai canoni del costituzionalismo, perché nega il tema della divisione dei poteri, perché nega il pluralismo, o meglio, si comporta in modo tale che alcuni capisaldi del costituzionalismo costituiscono degli ostacoli al dispiegamento della volontà popolare, in realtà della volontà, sappiamo, di un pezzo di popolo. E allora è come se si mettesse in discussione in realtà il rapporto fra individuo e potere, ossia ci sia un disegno nuovo al quale io connetto le modalità di azione politica dei populisti, l'uso delle tecnologie, la standardizzazione dei processi decisionali. Quando parlo di standardizzazione penso anche a tutte le teorie di utilizzo dell'algoritmo nei processi decisionali, sia a livello amministrativo che giurisdizionale. Quindi in realtà dietro c'è una idea nuova del rapporto fra individuo e potere. Ora, questa roba a livello locale ha difficoltà a realizzarsi nei termini della forma di Stato, si atteggia più in scelte manifesto, in scelte difensive della propria comunità, identitarie, che trovano in certi momenti un appiglio, ma che poi spesso, soprattutto se la legislazione regionale, finisce, diciamo, colpito dalla Corte Costituzionale con una maggiore facilità, perché va a toccare in realtà un riparto di competenze piuttosto che la violazione di alcuni principi costituzionali. Faccio riferimento, se ricorderete, alla giurisprudenza della Corte Costituzionale sulle ronde, piuttosto a quelle misure di identità regionale sanzionate, non dando portata normativa agli statuti regionali, piuttosto che spengendo sul nascere alcune istanze identitarie che si erano realizzate. Io penso, e concludo, che la dimensione territoriale subnazionale, tanto quanto quella sovranazionale, siano difficilmente praticabili per il populismo. Il populismo vive dello Stato, vive della dimensione statuale, che è una dimensione sterilizzata dalla storia, che riesce sempre meno a fare redistribuzione e a essere incisiva, e quindi cova nella dimensione statale, perché lo Stato, come modernamente inteso, attuale, non riesce a svolgere in realtà nessuna funzione e autoalimenta la frustrazione che poi genera maggiore consenso al populismo. Ciò che è sotto lo Stato e ciò che è sopra lo Stato, in qualche modo, non è questo momento, ci vorrebbero ben più minuti per analizzarlo, stempera la dinamica populista
perché sono ordinamenti giuridici che hanno una funzionalità che lo Stato probabilmente ha perso. Grazie. Grazie mille ad Alessandro Steffa per il puntuale contributo che mi consente di passare la parola a Marta Tommasi e soprattutto di dire che io pilatescamente me ne lavo le mani perché ho portato a termine il mio compito, che era quello di dare la parola a Marta Tommasi all'1:23 per concludere all'1:30. E quindi da lì poi vedremo come e se continuare. Grazie. Grazie, quindi adesso è tutta responsabilità mia praticamente, perfetto, ottima situazione. Tra l'altro rimango solo io prima del pranzo, quindi veramente un ruolo pessimo, ma va bene. Io vabbè, mi unisco ovviamente al coro dei ringraziamenti e diciamo che mi scuso con quanti abbiano sperato in questo paio di ore di presentazione del libro di sottrarsi alle questioni sanitarie che paiono non riuscire ad abbandonarci del tutto, però il capitolo che mi è stato graziosamente affidato dai curatori riguarda le relazioni fra populismo e scienza e temo quindi di non potermi sottrarre. Allora, è un ambito evidentemente particolare, molto specifico, forse per alcuni versi anche eccentrico rispetto a tutte le considerazioni più di sistema che sono state fatte fino adesso, in particolare perché in realtà all'interno di questo ambito si sovrappongono e entrano in dialogo due forme differenti di populismo, da un lato quello che forse si può definire populismo scientifico e dall'altro quello, non so neanche bene come definirlo, ma più classico comunque inteso in termini diciamo politico-istituzionali. Sono due fenomeni distinti che però spartiscono quantomeno il divisore comune di tutte le nozioni di populismo alle quali normalmente si fa riferimento, cioè quello della sfiducia nei confronti delle élite di esperti. Sono due fenomeni distinti che però in realtà si alimentano reciprocamente, perché da un lato la cultura subscientifica che attinge a informazioni parziali se non pienamente scorrette agevola l'affermarsi spesso di logiche politiche incline al populismo e dall'altra la presa di posizioni a livello istituzionale antiscientifiche o comunque poco trasparenti finisce per agevolare il diffondersi di convincimenti orientati in questo senso. Nel capitolo che ho scritto ho utilizzato come esempi che qui si mi pare si possano dire incontrovertibilmente paradigmatici che hanno caratterizzato un po' la storia politico-sanitaria degli ultimi anni, non solo in realtà nel nostro paese, che sono le vaccinazioni obbligatorie e la questione delle terapie non validate. Questi due casi, episodi in Italia, hanno messo in luce tutte, direi, le debolezze della relazione fra politica e scienza e hanno messo in evidenza la difficoltà di costruire davanti alle domande di salute un rapporto che possa dirsi, una relazione che possa dirsi sana fra istituzioni politiche, comunità scientifica e società civile. La sfiducia nei confronti dell'elite, dei tecnici e della scienza, diciamo, ufficiale, insieme invece a istanze a favore di forme di medicina alternativa, che si sono poi dimostrate in realtà prive di riscontri scientifici, laddove accolte a livello istituzionale, perché è questo poi che è accaduto in entrambi i casi e è diventato un po' un paradigma che può essere utile anche per riflessioni a livello comparato, hanno prodotto delle conseguenze che si sono dimostrate significativamente negative in termini di tutela dei diritti. Allora, il discorso sarebbe sicuramente molto articolato, però il punto che credo sia più importante richiamare è che in realtà entrambe queste vicende si sono concluse con una risposta immunitaria, direi forte, da parte dell'ordinamento costituzionale che, anche se non sempre rapidamente e con costi che si sono dimostrati anche abbastanza rilevanti in diversi termini, ha alla fine affermato la forza delle logiche democratiche, soprattutto, come diceva Pietro prima, la forza delle procedure. E diciamo che queste logiche democratiche mi pare che oggi comprendano innegabilmente la considerazione necessaria nella formulazione delle politiche, del metodo e dei contenuti della scienza, un po' il mantra di Simone, cioè la scienza come condizione ormai di legittimità delle scelte regolatorie. Prendendo un po' spunto invece da quello che diceva Fabio prima, forse
un minuto proprio per vedere come le riflessioni che ho fatto all'interno del capitolo possano essere attualizzate rispetto alla crisi che stiamo vivendo, cioè per capire quali siano gli impatti che la pandemia ha prodotto su questa relazione. E ci sono, ho individuato rapidissimamente, tre elementi costitutivi di questa crisi che mi sembrano intersecare le logiche, gli argomenti che sono tipicamente ricondotti alle correnti populiste, per identificarle in termini un po' vaghi e generali, e che però offrono spunti sia nel senso dell'affermazione di queste tendenze, sia nel senso di andare a contrastarle. E questi tre elementi sono la dimensione globale della crisi, perché da un lato la dimensione globale della crisi milita contro forme di gestione e contrasto di matrice nazionale e rileva l'importanza invece di interventi coordinati a livello sovranazionale, che sono tipicamente riconducibili all'istituzionalismo, primo fra tutti ovviamente l'intervento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che seppur osteggiato e pur avendo sollevato alcune forme di eritrosia, in realtà alla fine si sono imposte come l'unica soluzione possibile. Dall'altra però la diffusione geografica del virus ha comportato la misura necessaria della chiusura dei confini, dando luogo, almeno in alcuni casi, a degli atteggiamenti antisolidaristici che sono più tipici del sovranismo, che almeno in alcuni casi va a braccetto con il populismo. Il secondo punto, così, il secondo elemento costitutivo di questa crisi è quello della medicalizzazione del vivere sociale. Questa ha prodotto sicuramente una costruzione di, o una ricostruzione di fiducia nei confronti delle istituzioni, in primis di quelle sanitarie, e d'altro canto però il fatto che la medicina abbia ormai, o comunque il ragionamento sanitario abbia pervaso la realtà quotidiana di ciascuno di noi, ha portato alcuni discorsi antiscientifici a trovare nuovi spunti e a uscire un po' dalle sacche della popolazione all'interno del quale invece normalmente questo tipo di discorsi si concentra. Quindi siamo tutti diventati non solo più consapevoli, ma almeno in qualche misura anche più esperti, o almeno presuntamente esperti. E il terzo elemento costitutivo della crisi è la paura. Questa da un lato sicuramente funge da catalizzatore della collaborazione con il livello istituzionale, anche se non sempre portata anche dal consenso, ma quantomeno l'atteggiamento collaborativo si è manifestato e si è rilevato. E dall'altro però la paura ovviamente alimenta narrative facili dell'ansia, dell'allarme, che di frequente, come noto, rappresentano un po' i prodromi alla costruzione di teorie del complotto. Allora, rapidissimamente, se da una parte la prima fase dell'emergenza mi pare aver dato credito a questa tendenza a favore, diciamo che la parte più problematica riguarda invece la fase che si apre adesso, perché questo tipo di dinamiche andranno monitorate e il punto centrale, forse riprendendo poi quello a cui arrivo nel capitolo, è che andranno proprio sviluppati quegli anticorpi che già ci hanno permesso di o che hanno permesso al nostro ordinamento costituzionale di mostrarsi resiliente a fronte delle vicende passate. E fra i moltissimi elementi ai quali si può fare riferimento, forse quello più importante è quello di riuscire a elaborare delle strategie che consentano di compensare la natura tipica della scienza, che non è antidemocratica ma è ademocratica, almeno per quanto riguarda i propri contenuti, e riprendendo l'importanza delle procedure e del metodo, almeno da questo punto di vista, renderla il più possibile accessibile, trasparente, forse addirittura partecipata lì dove questo sia possibile, e dall'altra però di riaffermare contro gli ideali di tecnocrazia o le possibili derive tecnocratiche, di riaffermare un po' il ruolo centrale della politica che faccia da filtro fra il rigore scientifico e il pluralismo delle istanze sociali dall'altra. Grazie mille Marta e grazie ovviamente a tutti coloro che sono intervenuti. Giuseppe, io posso restituirti la parola alle 13:31, così che tu vuoi concludere o magari se vuoi far intervenire qualcuno.
Pasquale, grazie. Grazie a tutti e a tutte per queste riflessioni. Io direi che si può in realtà concludere dicendo due cose, anche per non appesantire il formato necessariamente agile di un webinar. Due cose sull'Unione Europea. Leonardo ha colto un aspetto centrale. In realtà quella è stata una scelta di metodo, cioè l'UE rimane un po' sullo sfondo, anzi è lo sfondo in cui si innestano le riflessioni sviluppate in molti capitoli, penso a quello appunto di Simone, per esempio, anche a quello in parte di Ecofabio e tanti altri. Quindi per non dire appunto anche per non nemmeno menzionare i capitoli che hanno sviluppato, fra cui anche il tuo, Pasquale, il rapporto fra sovranismo e populismo. Indubbiamente il sovranismo rimane per certi versi l'elemento di continuità, però qui parlo a titolo personale, non voglio impegnare i miei, diciamo, co-curatori e amici. A mio avviso, fra il primo e il secondo governo Conte è bilanciato indubbiamente dalla presenza del PD, ma è ancora forte. Non è un caso che diciamo campioni del sovranismo, del pensiero sovranista in Italia come Becchi siano in qualche modo passati da una posizione più filo 5 Stelle ad una più Lega, perché questo elemento comunque rimane, è un filo conduttore. L'ultima cosa che volevo dire è su un'altra parola chiave che è stata evocata spesso e che giustamente anche Pasquale menzionava quando riprendeva il cenno fatto alla dimensione sudamericana, cioè l'antipluralismo effettivamente visto da Jan Werner Müller, Galston, un altro autore, come elemento chiave del populismo. Questo è probabilmente meno pronunciato, se noi è un aspetto meno evidente se guardiamo l'esperienza del Latin America, come hanno scritto fra gli altri in Italia Paul Blocher, Manuel Anselmi, che è un altro autore che voglio ricordare per i suoi studi. E questo ci conferma un po' quel complesso di Cenerentola che indubbiamente caratterizza ancora oggi i populismi. E per questo che, sempre rispondendo a Leonardo, noi non abbiamo volutamente dato una definizione di populismo, abbiamo deciso di procedere per identificazione, cioè identificando politics of immediacy, diciamo, politics of identity e in qualche modo extreme maggioritarianism, ma alcune figure sintomatiche in cui sicuramente si esprime un certo populismo. L'Italia è paradigmatica perché da un lato, come ha detto anche Giacomo, è ovviamente espressione del costruzionismo post-bellico che ha accentuato quelle caratteristiche contro maggioritarie già presenti nel nucleo del costituzionalismo, dall'altro però perché è un paese che, come ha detto Tarchi, è un laboratorio di vari populismi che per certi versi presentano elementi di continuità. Qui non c'è Paul Blocher, ma il suo capitolo sul tema delle forme costituzionale ed è molto interessante da questo punto di vista. Quindi con questo io chiuderei, ecco, se Pasquale è d'accordo, visto che lui è il capo, e lo ringrazio di nuovo a nome di tutti. No, grazie mille a voi, a tutti i curatori, devo dire, e a tutti gli autori che hanno accettato di intervenire. Io non vorrei sequestrare da meridionale le persone a pranzo, perché so appunto l'importanza, è da, diciamo, cultore della disciplina dei rapporti fra diritto e religione, come ebbe a dire Papa Francesco in una delle sue prime uscite pubbliche, vi direi buon appetito. Speriamo di aggiornarci
presto per fare un incontro dal vivo ospitati dagli amici del Sant'Anna a Pisa, ovviamente. Senza dubbio. Allora, grazie a tutti. Ciao. Grazie. 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 Ciao, grazie. Grazie, ciao. Ciao a tutti, grazie.